sono ancora molto morbide, poco fermate, rischio di andare a lederlo. Poi il rischio di andare a soffocarlo col vomito, il bambino è agitato, io sono agitato, il rischio di far andare il vomito nelle ghiere e soffocarlo. O c'è il rischio di aumentare l'assorbimento del veleno. Quindi la cosa migliore da fare è tranquilli, probabilmente non morirà subito, probabilmente ci vorrà un bel po' di tempo, chiamare o il 112 o il numero del centro antiveleni, forse sulle slide se vai un po' avanti nel... Avvenimenti, comunque se cercate su internet c'è il numero del centro antiveleni dell'ospedale di Guarda, che è il centro antiveleni competente per la nostra zona, dove dite guarda, ha ingerito la canfora, cosa devo fare? Ok, e vi danno dei consigli perché sono medici professionisti. In... Quindi costruzione attenzione, non la magari con la moglie. Lì appoggio sulla gamba, appoggio sulla gamba, cercando di mandarlo palmo della mano, faccio un braccio di uno, due, per quel resto, quattro, cinque, cercando di dare un po' laterale, perché se lo faccio dritto forti, dopodiché non dovete aver paura. Noi in ambulanza abbiamo una sorta di forte. È un pallone con una maschera che posta sulla bocchina del bambino. Esatto, la ventilazione. Potete scegliere voi se fare una ventilazione bocca a bocca nel nasino. Ponete le vostre labbra attorno alla bocca del bimbo e insufflate molto lentamente fino a che non vedete appena appena che si solleva il torace. Se il bambino ancora è occluso, ovviamente non vedrete sollevarsi il torace perché l'aria non può. Nessuno ve l'ha mai spiegato. Io per adesso vi faccio vedere la manovra di costruzione sperando che il bambino non vada in incoscienza. Dopo perché io ero fuori sempre, quindi ho bisogno di vedere. Se no facciamo un altro giro, decidete voi. Tieni il braccio appoggiato. Io sono destra, visto che sono usata l'altra. Sì. Come scusate che lo facciate bene, poi. Sì. Allora metto pure i piedi ben appoggiati a terra. Le gambe un pochettino di varietà così che viene più comodo. Uno solo. Uno solo così che sento bene. Al soccorso e quindi siamo a disposizione di queste chiamate 24 ore su 24 e accertata la reale emergenza attiviamo la catena del soccorso. È un servizio per affrontare un bisogno complesso di persone che vivono sole, hanno patologie e situazioni invalidanti tali da poter causare emergenze che richiedono interventi immediati. Soffrono di un disagio psicologico per la combinazione di malattie e stati legati alla vecchiaia e alla solitudine.